Ciao a tutti, oggi sono qua per condividere con voi i miei ultimi acquisti in fatto di libri e fumetti. Negli ultimi 2 mesi infatti ho accumulato alcuni libri perché ad ottobre è uscito praticamente il mondo, sono usciti tantissimi libri che attendevo con ansia e anche fumetti. Inoltre vi mostrerò anche i pochi acquisti che ho fatto a Luca Comics che sono quasi totalmente fumetti. Non so bene da che cosa iniziare perché ho fatto vari mucchi, se no mi crollava tutto sul letto. Magari partiamo da 2 manga che ho comprato a fine settembre. Il primo di questi è Inuboku Secret Service. Questo è il numero 11, il volume conclusivo di questa serie manga che ho adorato alla follia, che mi ha accompagnato veramente per più di un anno, quasi 2 se non sbaglio. Ma è veramente bellissimo. È edito dalla Star Comics, come vi dicevo sono 11 volumi in totale. E presto uscirà la recensione qua sul canale, perché questo manga è stato votato come il libro fumetto da recensire sul canale per questo mese, quindi venerdì prossimo, tempo permettendo, mi vestirò in cosplay e girerò la recensione di questo manga, quindi se vi incuriosisce vi attendo venerdì. L'altro fumetto che ho comprato, che è sempre uscito se non sbaglio a settembre, è il numero 19 dell'Attacco dei Giganti. Lo attendevo tantissimo, però ancora non sono riuscita a leggerlo. Non so bene per quale motivo in realtà, forse non ho ancora trovato il mood giusto per affrontare questa lettura, o semplicemente ho paura poi di rimanerci male perché dovrò attendere ancora infiniti mesi prima dell'uscita del prossimo volume. Chi lo sa? Come vi anticipavo prima, ottobre è stato il mese delle grandi uscite, è uscito veramente di tutto. Uno di questi è l'ultimo volume della trilogia di Sally Green, ovvero Half Lost. Un altro libro che devo ancora leggere perché ho paura di rimanere molto delusa dal finale di questa trilogia, che per me ha avuto molti alti e bassi. Il primo libro non mi era piaciuto tantissimo, però volevo dargli una seconda possibilità, quindi ho letto il secondo e effettivamente mi era piaciuto di più rispetto al primo, anche come storia. Quindi sono curiosissima di leggere questo libro, però ho anche paura di rimanerci male perché ho sentito molti pareri contrastanti riguardo a questa serie. È uscito inoltre il primo fumetto della Badessa, ovvero Le cose così, edito per Shockdom. Se non siete familiari con questo genere, anche se dubito perché questo giallo è molto, molto simbolico e richiama molto lo stile di questo autore, la Badessa ha iniziato facendo fumetti, pubblicando vignette su Facebook, quindi eventualmente vi lascio la sua pagina Facebook qua sotto in descrizione, e questa è la sua raccolta di vignette, alcune già edite, altre inedite, che parlano praticamente di un uomo uccello che affronta la vita, i problemi quotidiani di una persona qualunque, e è abbastanza irriverente, un po' comico, alle volte è un po', come posso dire, un po' graffiante, però è molto bello. Io ho conosciuto quest'autore perché mia sorella seguiva la sua pagina Facebook, quindi ho voluto dare un'opportunità, lo devo ancora leggere in realtà, però alcune sue vignette mi piacciono molto, le trovo molto simpatiche, divertenti, altre forse sono un tantino troppo pesanti, troppo forti per me, però comunque vi consiglio di dargli un'opportunità. Come vi dicevo, il giallo è molto caratteristico di quest'autore, tutte le pagine del fumetto sono gialle, mentre il protagonista, l'uccello, è rosso, quindi spicca veramente tanto. Sempre ad ottobre è uscito il nuovo romanzo di Jennifer Niven che attendevo veramente tantissimo, ovvero Holding Up the Universe. Sono veramente molto curiosa di leggere questo libro perché racconta la storia di una ragazza sovrappeso che viene tipo definita l'adolescente più grassa d'America e di un ragazzo invece che ha una patologia neurologica per cui non riesce a riconoscere le persone dal viso, non riconosce i visi. La trovo una cosa veramente molto particolare. Sono molto curiosa di vedere come verranno affrontate queste due tematiche molto importanti, molto forti e completamente diverse, come si intrecceranno le storie di questi due personaggi e nulla. Il prossimo libro che sto per mostrarvi è un libro che attendevo veramente tantissimo, è tipo un anno che lo aspetto, che lo bramo, e finalmente fra le mie mani.
Gemina di Amy Kaufman e J. Christoph. Questo libro è il seguito di Illumine, anche se non ha gli stessi protagonisti e la storia non riprende dalla fine del primo libro, ma circa 2 settimane prima. Quindi ci vengono presentati dei personaggi completamente diversi, anche la location è diversa e presumo che anche i temi che si andranno ad affrontare saranno leggermente diversi. I personaggi non so se mi stanno piacendo oppure no, cioè la protagonista femminile non mi piace, mi sta veramente molto antipatica. Il protagonista maschile lo devo ancora inquadrare perché non lo so. E sono a pagina 122, quindi non ho letto chissà che cosa di questo libro che conta più di 600 pagine, cioè sembra un volumetto piccolo, ma in realtà sono tipo 660 pagine. E staremo a vedere. Come Illumine è, ha un formato veramente molto particolare, strutturato come un dossier, una raccolta di file, documenti, chat, trascrizioni di video di sorveglianza, pagine di Wikipedia. Inoltre ci sono delle illustrazioni di Mary Lou, ovvero l'autrice di Legend. Adesso cerco di trovarne qualcuna. E sono veramente molto belle perché sono in stile manga. Veramente molto molto carine, queste ad esempio nel primo libro non c'erano. Staremo a vedere come proseguirà la lettura perché lo attendevo veramente tanto e spero non mi deluda. Continuando con gli acquisti, ho comprato Novella degli scacchi di Stefan Zweig. Questa novella è appunto un racconto breve, saranno 120 pagine circa, questa è l'edizione della Newton Compton da 1,90, c'è scritto, ma l'ho pagata qualche centesimo meno su Amazon. E ne avevo sentito parlare tantissimo da Valeria del canale Read Vlog Repeat, quindi sono molto curiosa, avevo bisogno anche di una lettura un po' più leggera nel senso proprio di numero di pagine, perché ultimamente sto leggendo dei gran malopponi, quindi ho deciso di dargli un'opportunità, poi vi farò sapere se mi è piaciuto o meno. Un altro libro che ho preso, sempre abbastanza breve, è di un autore ungherese che avevo in wishlist da veramente tanto tempo, solo che non mi ero mai decisa a comprare nulla perché appunto non lo conosco e ho un po' paura di rimanere delusa in sostanza, però sul gruppo Sara ne aveva parlato veramente tanto tanto bene, quindi mi sono decisa a comprarlo e sto parlando de Le Braci di Shandor Maroy. Sono molto curiosa di leggere questo romanzo, è ancora in celofanato perché non riesco a trovare le mie forbici, però sono veramente veramente curiosa e anche di questo vi farò sapere perché appunto è un autore ungherese che non conosco, che non avevo mai sentito nominare, quindi vedremo. E sempre parlando di autori ungheresi, mia nonna mi ha regalato un libro in lingua, ovvero Odonoido di Szabó Magda. Questo è il suo romanzo preferito dell'autrice, che ha scritto anche Via Katalin, La Porta, cioè sono diciamo i romanzi un po' più famosi di quest'autrice. Questo romanzo in particolare non è stato tradotto in italiano, non so se sia stato tradotto in inglese, nel caso ve lo lascio linkato in descrizione, comunque sono molto curiosa di leggerlo appunto perché è il preferito di mia nonna, di quest'autrice, quindi sono curiosa. Non so in realtà nulla della trama, so solo che l'ha emozionata e le è piaciuto veramente tanto e spero di riuscire a leggerlo perché a parte i ragazzi di Via Pal, Mizi Mozko, non ho letto grandi cose in ungherese e Mizi Mozko sarebbe Winnie the Pooh. Comunque spero di riuscire a leggerlo, se non adesso almeno in un prossimo futuro. Ad ottobre è uscito il primo film, se non sbaglio, diretto da Ewan McGregor, che è il mio attore preferito in assoluto, ispirato a un romanzo di Philip Roth, ovvero Pastorale americana. Mi ha incuriosito tanto il trailer, quindi ho deciso di comprare e di recuperare il romanzo, sia perché mi incuriosiva la storia, che per approcciarmi a un autore nuovo, perché non ho mai letto nulla di quest'autore, e poi era in sconto al 25% in libreria, quindi ne ho approfittato subito e l'ho preso. Spero di leggerlo al più presto per poter poi andare a vedere il film. Non so in realtà se farò in tempo ad andare al cinema a vederlo, però lo recupererò poi quando uscirà in DVD. Questo libro è delle Einaudi, non so se fanno ancora il 25% di sconto, comunque invece di 14 euro l'ho pagato 10,50. Un altro libro Einaudi che ho acquistato, questa volta però non in sconto, è Le ragazze di Emma Klein. Questo libro lo puntavo da quando è uscito, mi incuriosisce veramente tantissimo e il fatto che sia un po' ispirato a una storia vera
Non lo so, mi affascina veramente tanto. È una cosa un po' diversa da quello a cui sono abituata, ma proprio per questo sono ancora più curiosa di leggere questo romanzo. Per chi fosse curioso, costa 18 euro a prezzo pieno, su Amazon ovviamente lo trovate scontato al 15%. Inoltre, Ilenia Zodiaco ha fatto recentemente un video in cui ne parla, quindi se siete curiosi al riguardo vi rimando al suo video che vi lascio qua sotto in descrizione. Ho poi acquistato un fumetto che volevo prendere veramente da tantissimo, tantissimo tempo, ma che per un motivo o per un altro non ho mai acquistato, e adesso che ci sono gli sconti non potevo, non avevo più nessuna scusa per non prenderlo, e sto parlando di Fan di Paolo Bacilieri. Questo fumetto è edito da Coconino Press e, come vi dicevo, stanno facendo il 25% su tutto il loro catalogo fino a, penso, fino alla fine di novembre, se non sbaglio. A prezzo pieno costava 18 euro, io l'ho pagato circa 15. Questo fumetto parla della storia di Cruciverba, della loro diffusione, e da appassionata di Cruciverba non potevo non prendere questo fumetto perché mi incuriosisce veramente tantissimo. Passando ora invece ai libri che mi sono stati inviati gratuitamente dalle case editrici o da aziende varie, abbiamo Once Upon a Zombie di Billy Phillips e Jenny Nissenson, edito da Edicart. Di questo libro trovate già una recensione sul blog, quindi se vi interessa ve la lascio nelle schede qua sotto in descrizione. In pratica un libro che mescola le favole classiche, quindi Cenerentola, Rapronzolo, Biancaneve, agli zombie. E è un libro che inizialmente non mi stava convincendo, non mi stava piacendo particolarmente, però verso la fine ha saputo sorprendermi veramente tanto, perché lancia un messaggio molto positivo ai giovani ragazzi che hanno magari delle paure, dei dubbi, che non riescono ad affrontare dei problemi magari familiari o quotidiani, e l'ho trovata una cosa veramente molto bella. Se vi incuriosisce, il prezzo di copertina è di 14,90 euro. Da Team World ho ricevuto invece i tre libri che compongono la serie di Miss Peregrine, ovvero La casa per ragazzi speciali, Hollow City e La biblioteca delle anime. Sono tutti e tre editi da Rizzoli nella nuova edizione e hanno un prezzo di copertina di 18 euro. Mi sono stati inviati per farvi la recensione di questo primo libro, che uscirà presto sul canale, perché ho già riletto questo romanzo nella versione cartacea, e me li hanno inviati anche in occasione dell'uscita del film nelle sale italiane, che è prevista, mi sembra, per dicembre. Sono molto curiosa perché dovrebbe essere un po' diverso dal libro, quindi non vedo l'ora di vederlo. Inoltre sono rimasta affascinata dall'edizione, perché lessi questo libro quasi un anno fa in digitale e quindi non avevo idea che fosse così curata l'edizione cartacea. Mi è piaciuto veramente tantissimo, poi vedere dal vivo le foto, le immagini, ma anche i vari capitoli, cioè hanno un pattern veramente molto particolare, molto bello. Adoro quando ci sono edizioni così, così curate. Comunque presto saprete la mia opinione su questo libro. Nella Haul Crate di ottobre ho invece trovato Bass in the Night di Sarah Porter, un romanzo che ero curiosissima di leggere e che sono stata molto contenta di ricevere quindi nella box. Se siete curiosi di vedere l'unboxing ve lo lascio nelle schede qua sotto in descrizione. Comunque questo è un romanzo anche abbastanza breve, vorrei tantissimo leggerlo questo mese, spero di farcela perché mi incuriosisce da morire, si rifà a una fiaba russa, Valissa di Beautiful. Inoltre lo trovo particolare perché è ambientato comunque in un mondo in cui si mescola la vita comune alla magia e c'è appunto una persona che si diverte a decapitare i ladri del suo negozio, ma anche clienti innocenti, e Vassa poverina deve recarsi in questo negozio mandata dalle sorellastre, ma ha una specie di bambola, di marionetta che la proteggerà o comunque l'aiuterà in questa missione. Questo mix di fiabe lo trovo veramente molto interessante e sono molto curiosa di leggerlo. Inoltre nella box c'era anche una cartolina con l'autografo dell'autrice, ormai da lì non si vedrà mai, comunque fidatevi, o altrimenti andate a vedere l'unboxing, lì si vede meglio. Siamo infine arrivati agli acquisti del Lucca Comics. Come vi dicevo, ho acquistato praticamente solo fumetti e ho cercato di focalizzarmi sulle anteprime o su fumetti che
volevo tanto leggere in un modo o nell'altro. Il primo di questi, che era in anteprima a Lucca Comics, è Blu di Angela Vianello. Io amo questa autrice, è un'autrice italiana che ha scritto anche un altro fumetto bellissimo, ovvero Ion, di cui sono usciti 3 volumi al momento. Infatti mi aspettavo quest'anno di trovare il 4° volume, invece no, fumetto nuovo, che tra l'altro è gigante, cioè io non me lo immaginavo così grande, devo essere sincera. Lei ha fatto anche un video molto interessante sul suo canale, che vi lascio linkato qua sotto in descrizione, su come è nato questo fumetto, che tecniche ha utilizzato, i vari processi. L'ho trovata una cosa estremamente interessante, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. A me piace tantissimo la sua tecnica, che mescola appunto il digitale all'acquerello, non so se potete capire, cioè sembra veramente fatta di plastica questa ragazza in copertina e non lo so, sono molto curiosa di leggere questo fumetto. Sono poi stata allo Stand Bao, ovvero il Grand Bao Hotel, in cui davano questa sportina fantastica, anche dei braccialetti con scritto Lucca is beautiful. E a parte questa cosa, secondo me è molto molto bella, il loro stand era fighissimo, sembrava veramente la reception di un hotel, c'erano poi dei quadri con delle illustrazioni degli autori, da una parte appunto vendevano i fumetti, dall'altra c'erano gli autori che disegnavano, dedicavano i fumetti. L'ho trovato un posto veramente fantastico, una cosa veramente bellissima, e non mi sorprende che già alle 9:05 della mattina fosse stato preso d'assalto, perché hanno un catalogo pazzesco, dei lavori veramente fighissimi. Io in particolare mi sono presa il primo volume di Paper Girls di Vaughan e Chang. Vaughan è lo sceneggiatore anche di Saga, quindi ero molto curiosa di leggere qualcos'altro di suo. Inoltre molti paragonano questo fumetto a Stranger Things, quindi presumo sia una storia ambientata negli anni 80 con un mix di fantascientifico. Sono veramente molto curiosa di leggere questo fumetto. Se siete curiosi, costa 18 euro a prezzo pieno. Poi ho preso un'anteprima, di cui avevo letto l'anteprima e mi aveva incuriosito da morire. Sempre un po' sul genere anni 80, fantascientifico, mi sembra. Sto parlando di Plutona. Questo qui costa 19 euro e parla appunto di ragazzini che scoprono una supereroina morta, ovvero questa Plutona, e affronteranno poi un viaggio, presumo, per scoprire chi è stato, come è successo. Mi incuriosisce veramente tanto, e la copertina, non so per quale motivo, mi ricorda molto 20th Century Boys. Non lo so, ho avuto questa impressione, non so per quale motivo, però lo leggerò tipo subito. Spengo la telecamera e me lo leggo perché mi incuriosisce tantissimo. Poi un fumetto che non ha bisogno di presentazioni, ecco, Ben Colling di Zero Calcare, un autore che sto scoprendo piano piano, di cui mi sto recuperando appunto i suoi vari fumetti, e quest'anno a Lucca ho deciso di comprare appunto questo. Ho preso poi il manga di Sherlock, che è tratto dalla serie TV appunto Sherlock, come penso si possa intuire dalla copertina. Non l'ho ancora letto, l'ha cominciato però mia sorella e mi ha detto che è pari pari alla serie TV. Questo primo volume è uno studio in rosa, quindi penso che ripercorrerà quello che è l'episodio del uno studio in rosa. Ultimissima cosa che ho comprato non è un fumetto ma un libro, ovvero Elantris di Brandon Sanderson. Un mattone, veramente. Sono tantissime pagine. L'ho preso allo stand Fanucci, che era nell'area Games, e me lo sono fatta poi autografare da Sanderson. Mi ha fatto anche un disegnino che non so cosa significhi, magari avrà a che fare con la storia, staremo a vedere. È una vita che voglio leggere Elantris e spero che questa sia, che sia finalmente giunta l'ora di leggerlo, insomma. Questi erano quindi gli acquisti che ho fatto recentemente e a Lucca Comics. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se c'è qualcosa che vi incuriosisce particolarmente, anche in vista della prossima recensione scelta da voi da fare qua sul canale. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!